Il tema di questa sera è il metodo dell'etica, cioè potremmo dire della filosofia pratica. Fra tutti i temi che affrontiamo in questo ciclo è forse il più attuale per il nuovo interesse che si è prodotto attorno alla filosofia pratica di Aristotele nel pensiero europeo di questi ultimi decenni, direi soprattutto degli anni 60 e 70. Tutti sanno che in questo periodo si è avuto un fenomeno caratteristico denominato da parte dei suoi critici riabilitazione della filosofia pratica, mentre i suoi fautori preferiscono parlare di rinascita della filosofia pratica, e che all'interno di questo fenomeno un filone molto consistente di autori, specialmente tedeschi, si è richiamato proprio alla filosofia pratica di Aristotele. Perché è avvenuto questo? Perché di contro a una certa tendenza del pensiero contemporaneo a separare nettamente l'ambito della conoscenza dall'ambito dell'azione, di contro alla tendenza a considerare il sapere come neutrale nei confronti dei problemi morali e dei problemi politici, si è sentita invece la necessità di un diverso atteggiamento in cui al sapere, e in particolare al sapere filosofico, venisse restituita la funzione di orientare la prassi e quindi di fornire indicazioni, di fornire, se necessario, anche prescrizioni in ordine alla soluzione dei problemi etici e politici, così come avveniva nel pensiero classico, nel pensiero specialmente di Platone e di Aristotele, dove in Platone addirittura è impossibile distinguere un aspetto teoretico da un aspetto pratico della filosofia, e in Aristotele, pur nella distinzione, si riconosce anche alla filosofia pratica questo carattere orientativo, prescrittivo, valutativo, per cui essa non è semplicemente una conoscenza neutrale, una conoscenza a valutativa, come sono le scienze sociali secondo la concezione di Max Weber, ma è al contrario un sapere capace di dare delle valutazioni e quindi di orientare nei confronti della prassi. Bisogna riconoscere inoltre che questo richiamo alla filosofia pratica di Aristotele fu compiuto specialmente da autori che si collocavano in un atteggiamento critico nei confronti del sapere scientifico, nei confronti della razionalità scientifica. Cioè il grande imputato, per così dire, di questo processo era appunto la razionalità scientifica, ritenuta l'espressione emblematica dell'atteggiamento a valutativo. Non a caso, uno tra i principali fautori del ritorno alla filosofia pratica di Aristotele fu Gadamer. Come ricordavo sin dal primo giorno, infatti, Gadamer, nella sua opera più nota e più importante, cioè Verità e Metodo, la cui prima edizione è del 1960, indicò nella filosofia pratica di Aristotele il modello della sua ermeneutica. Evidentemente Gadamer e poi al suo seguito parecchi altri studiosi, ad esempio Rüdiger Bubner, che di Gadamer è un allievo, ma anche altri come Ritter, Bean, eccetera, questi autori videro o credettero di vedere nella filosofia pratica di Aristotele un tipo di sapere diverso dalla scienza propriamente detta, cioè una razionalità diversa da quella scientifica,
che tuttavia non per questo cessava di essere razionalità. Videro insomma nella filosofia pratica di Aristotele un modello, una forma di razionalità specifica, autonoma, diversa da tutte le altre. Come è facile immaginare, nella valutazione di questi autori, in particolare di Gadamer e di Bubner, questa razionalità propria della filosofia pratica tendeva ad assumere caratteri molto più elastici, molto meno rigorosi, molto meno oggettivi, piuttosto invece soggettivi, nel senso che si sarebbe trattato di una razionalità capace di coinvolgere il soggetto, tenendo conto della situazione concreta, storico-esistenziale in cui egli si trova, tenendo conto del suo ethos, cioè del suo carattere morale, della sua formazione, un sapere che finiva col presentare caratteri quasi identici a quella che lo stesso Aristotele aveva indicato come la principale tra le virtù che si occupano della prassi, cioè la phronesis. È facile riscontrare in Verità e Metodo di Gadamer la tendenza a identificare quella che Aristotele chiamava la filosofia pratica con la virtù della phronesis, della saggezza pratica, della prudenza. Anche la filosofia pratica, infatti, come la phronesis, coinvolge il soggetto, nel senso che per essere studiata richiede già una certa capacità di autodominio, di controllo delle passioni, richiede esperienza, cioè conoscenza dei casi della vita, non pretende di avere lo stesso rigore, la stessa esattezza che è propria della matematica, svolge una funzione di guida, di orientamento, di direzione nei confronti dell'azione, cioè viene ad essere qualche cosa di diverso, di nettamente diverso dalla episteme, e pur continuando ad essere un discorso razionale, più che un sapere è una vera e propria virtù, una eccellenza nel senso greco del termine arete. Dicevo, questa identificazione viene compiuta da Gadamer soprattutto in Verità e Metodo. In altri scritti posteriori a Verità e Metodo, per esempio in un articolo sulla filosofia pratica di Aristotele, che poi fu incluso da Riedel nella famosa raccolta intitolata Rehabilitierung der Praktischen Philosophie, che diede il nome a questo movimento, a questa rinascita della filosofia pratica di Aristotele. Ebbene, in questo contributo successivo a Verità e Metodo, perché è del 1972, Gadamer corresse questa impressione di avere identificato la filosofia pratica con la phronesis. Ma la correzione non impedì al suo discepolo Bubner di continuare nella stessa identificazione. Se infatti si legge quell'opera di Bubner, quel bel libro che è stato anche tradotto in italiano, e cioè Logica, Linguaggio e Azione, mi pare si chiami così. Del Mulino, sì. Non so se sia logica, ma linguaggio e azione ci sono sicuramente nel titolo. Ebbene, in quel testo Bubner continua tranquillamente a parlare di filosofia pratica e di phronesis come se si trattasse della stessa cosa. Ora, loro comprendono che dal punto di vista dell'ermeneutica questa identificazione ha un ruolo ben preciso, cioè ha il ruolo, io direi, di indebolire, di estenuare dal punto di vista dello statuto epistemologico la filosofia pratica, e quindi di toglierle il carattere di vero e proprio sapere per ricondurla a una forma di comprensione, di interpretazione, in alcuni casi addirittura di intuizione,
il cui modello rimane pur sempre l'intuizione estetica. Non bisogna dimenticare che l'ermeneutica nasce proprio sul terreno dell'interpretazione dell'opera d'arte, la quale interpretazione richiede una capacità di penetrazione e quindi una capacità intuitiva che non è riconducibile ai modelli del sapere argomentativo vero e proprio. Ebbene, io credo che invece valga la pena di tornare ad esaminare i testi in cui Aristotele illustra quello che potremmo chiamare lo statuto epistemologico della filosofia pratica, per verificare in quale misura questa interpretazione data da Gadamer, da Bubner e da altri studiosi contemporanei sia corretta, sia legittima. E dichiaro subito che al riguardo io nutro qualche dubbio, e cioè ho l'impressione che nel testo di Aristotele si possa invece riscontrare una netta distinzione tra filosofia pratica e phronesis, distinzione che consente alla filosofia pratica di avere uno statuto metodologico diverso e più forte rispetto a quello della phronesis. Statuto più forte che tuttavia non è certamente quello della matematica, cioè della apodittica, della dimostrazione pura e semplice, e in questo Gadamer indubbiamente ha avuto ragione, ma statuto che secondo me somiglia molto e forse è addirittura identico a quello che abbiamo visto essere proprio della fisica e della metafisica, cioè una metodologia di tipo diaporetico e addirittura di tipo dialettico. Per cui, se da un lato è perfettamente giustificato parlare di una autonomia e di una specificità della filosofia pratica, anche dal punto di vista metodologico, nei confronti di quella che potremmo chiamare la filosofia teoretica, cioè puramente conoscitiva, d'altro lato, questa affermazione deve essere limitata soltanto a quella forma di filosofia teoretica in senso forte che era per Aristotele la podittica o la matematica, mentre per quanto riguarda la fisica o la metafisica non si può dire che le differenze siano così forti, o meglio, ci sono delle differenze che sono date, come è intuitivo, dall'intento pratico che è proprio della filosofia pratica e che non è soltanto di conoscere la verità ma è anche di orientare l'azione, e che si distingue perciò dall'intento puramente teoretico, puramente conoscitivo, che è proprio invece della fisica e della metafisica. Detto questo, è indispensabile, come al solito, ricorrere ai testi, avendo cura di individuare con chiarezza quali sono i testi che interessano questo discorso, cioè lo statuto della filosofia pratica. Perché dico questo? Perché il testo a cui il pensiero corre spontaneamente in questo caso è di solito il sesto libro dell'Etica Nicomachea. Quel sesto libro che è già bellissimo di per sé stesso, ma che è stato reso ormai celeberrimo proprio da Gadamer, il quale credo ha tenuto innumerevoli seminari anche in questa sede, ripetutamente proprio sul sesto libro della Nicomachea. Ebbene, bisogna fare attenzione. Ciò di cui si parla nel sesto libro della Nicomachea sono le virtù dianoetiche in generale, e tra queste soprattutto la phronesis. Quindi dal sesto libro si possono ricavare indicazioni utili e addirittura fondamentali, ma relativamente alla phronesis, non alla filosofia pratica. Nel sesto libro Aristotele non parla della filosofia pratica. Indicazioni sulla filosofia pratica si trovano soltanto nei passi in cui o Aristotele fa uso esplicito di espressioni come praktikē filosofia, praktikē episteme, episteme politikē, scienza politica,
o anche espressioni equivalenti come metodos, che vuol dire trattazione scientifica, pragmateia, che ha lo stesso valore di metodos, logoi, che sono i ragionamenti che va facendo lui, e tutti i passi in cui lui, per così dire, commenta il discorso che lui stesso sta facendo in quel momento. E il discorso che lui, che egli sta facendo, è quello costituito appunto dalle sue opere, dall'etica nicomachea, dall'etica eudemia, dalla politica, che sono opere di filosofia pratica e non espressioni di phronesis, di saggezza. Un conto è essere saggio, essere phronimos nella vita pratica e comportarsi da saggio, un conto è scrivere dei trattati sulla saggezza e sulla filosofia pratica. Il primo atteggiamento è espressione di phronesis, il secondo invece di filosofia pratica. Ebbene, il primo testo, più famoso naturalmente, a cui il pensiero ricorre in questo caso, è l'inizio dell'Etica Nicomachea, dove Aristotele, dopo aver detto che ogni azione umana e quindi ogni trattazione, ogni arte ha come fine, ha sempre un fine, e che la scienza che studia il più alto di questi fini è appunto la scienza politica, politica non nel senso che si distingua dall'etica, ma nel senso che comprende anche l'etica, perché il bene del tutto, dice Aristotele, cioè il bene della polis, comprende in sé come sua parte il bene dell'individuo, e quindi la politica comprende in sé l'etica. A un certo momento egli passa a illustrare il metodo di questa scienza chiamata politica. E questo accade nel primo libro della Nicomachea, alla pagina, nel testo numero 10 che io ho riportato nelle fotocopie, e cioè alla pagina 1094, colonna B, dalla riga 10 in poi. Hemen un metodos tuton effietai, politike tis usa. Legoit dan ikanos, eika taten hypokeimenen hylen, dia safezeie. Il metodo, e qui metodo significa la trattazione che stiamo facendo, segue queste cose, queste indicazioni, essendo una trattazione politica, politike tis usa. Uno direbbe a sufficienza se si facesse, cioè si direbbe a sufficienza se si facesse chiarezza secondo la materia soggiacente. Cioè l'importante, quando si vuole illustrare il metodo di una certa trattazione, è di chiarirlo tenendo conto della materia dell'argomento di cui ci si occupa. In altre parole, è la materia intesa qui come argomento quella che detta il metodo. Il metodo deve adeguarsi alla materia trattata, è la materia che impone le regole da seguire. Togar acribes homoios en hapasitois logois epizeteteon, osper uden tois demiurgumenois. Ecco, subito l'indicazione. L'esattezza, infatti, to acribes, il rigore, non deve essere ricercato allo stesso modo, homoios, in tutti i discorsi. Ecco, ci sono dunque diversi gradi o diversi tipi di rigore a seconda del discorso che si fa, a seconda della materia su cui il discorso verte. Loro ricorderanno subito che questo riferimento all'acribeia, all'acribes, al rigore, compariva già alla fine del libro alfa minuscolo della
metafisica, laddove si parlava del metodo della fisica. In quel caso Aristotele diceva che la fisica non può avere lo stesso rigore della matematica. Qui egli si accinge a dire la stessa cosa a proposito della filosofia pratica. Ecco la, quella che si potrebbe chiamare l'analogia strutturale tra filosofia pratica e fisica. Dunque non si deve richiedere lo stesso, ricercare nello stesso modo il rigore in tutti i discorsi, così come neppure nei prodotti dell'arte umana, nei demiurgumenois. E perché? Lo dice subito. Ta de kala, kai ta dikaya, perihon he politikesko peitai, tosauten echei diaforan kai planen, hoste docein nomo monon einai fusei de me. Cioè, ta kala, le cose belle, letteralmente, cioè le azioni nobili, kai ta dikaya, e le cose giuste, le azioni giuste, intorno alle quali indaga la politica, hanno, echei, tosauten diaforan, tanta differenza, cioè presentano tante differenze. Un nostro amico ha scritto Le avventure della differenza, forse ricordandosi, perché lui ha studiato Aristotele, questa accentuazione, questa importanza che Aristotele attribuisce alla differenza, la diafora. Quindi le cose, le azioni nobili e giuste presentano tanta differenza, kai planen. Plane è la fluttuazione, l'oscillazione, planomai è il verbo errare, da cui planetai, i pianeti, sono gli astri erranti, no? Cioè il cui moto è irregolare, quindi plane potremmo dire anche che è l'irregolarità o la variazione, più bello forse variazione. Dunque le cose giuste e belle hanno tante differenze e tante variazioni. Oste docein, cosicché sembrano nomo monon einai, essere soltanto per legge, fusei de me, e non per natura. Cioè, sembrano quasi essere convenzionali, per legge, per nomos significa per convenzione, no? Mentre per natura significa di per sé, oggettivamente. Ebbene, dice Aristotele, valori come il bello e il giusto presentano tali differenze e tali variazioni da sembrare essere più per legge che per natura. Badate, non è che Aristotele ritenga che esse siano per legge. Secondo Aristotele sono per natura, però hanno tante differenze e tante variazioni da far dubitare che siano per natura. E toiauten de tina planen echei kaita agatha, e una tale variazione, una tale quantità di variazioni ce l'hanno anche i beni, tagasa. Dia topo lois symbainein blabas apauton, per il fatto che a molti derivano danni da essi, cioè ci sono dei beni dai quali può derivare anche un danno a molta gente. Questo sta a dimostrare quanto sia oscillante il concetto stesso di bene. Ede gartines apolonto di Pluton, heteroide di Andreian. Già infatti alcuni si sono perduti, sono periti a causa della ricchezza, altri a causa del coraggio. Ora, non c'è dubbio che la ricchezza e il coraggio di per sé sono dei beni, sono agatha, però sono dei beni che possono anche condurre molti alla perdizione. Questo dimostra la complessità che è propria dei beni. Agapeton un peritoiuton, kai ectoiuton legontas, paculos kai typo talethes endeiknustai. È desiderabile dunque, Agapeton, che intorno a tali cose, cioè le cose giuste, belle e i beni, e
parlando a partire da queste cose, cioè dei beni, si dimostri il vero, tale thesen deiknistai, paculos kai typo. Dunque, c'è una dimostrazione, perché si dice tale thes en deiknistai. Si deve dimostrare il vero a proposito di tali cose, cioè esiste una verità che riguarda le cose belle, le cose giuste, le cose buone, dunque c'è una verità pratica, cosa che molta parte della filosofia fino a non molto tempo fa, per esempio tutta la filosofia analitica in generale nega che si possa parlare di verità a proposito dei valori. Un grande filosofo analitico italiano, Uberto Scarpelli, pochi anni fa ha scritto un libro intitolato Etica senza verità, ritenendo che nel campo dell'etica si possa parlare soltanto del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, dell'onesto e del disonesto, ma non abbia senso parlare del vero e del falso. Una proposizione di etica, per esempio tu devi, non so, morire per la patria, oppure tu devi amare il prossimo, non ha senso dire che è vera o che è falsa. Si potrà dire che è giusta o che non è giusta, che è buona o che è cattiva. Ebbene, Aristotele non la pensava così. Per Aristotele la filosofia pratica deve dimostrare il vero anche a proposito di ciò che è bene, di ciò che è giusto e di ciò che è bello. Ma come lo deve dimostrare? Ecco il discorso sul diverso grado di rigore richiesto dalla materia. Paculos kai typo. Paculos vuol dire in maniera grossolana, approssimativa. E typo vuol dire, il typos è il profilo, la sagoma, la silhouette, dicono i francesi. Quindi typo significa a grandi linee, senza curare i dettagli, delineando il profilo. Questo è il modo di dimostrare la verità proprio della filosofia pratica. Quindi c'è dimostrazione, c'è verità, ma in modo approssimativo, sommario, generico, a grandi linee. Kai periton hos epitopoly, kai ectoiuton legontas, toiauta kai symperainestai. E intorno alle cose che sono hos epitopoly, per lo più, cioè non sempre, ma nemmeno qualche volta, bensì nella maggior parte dei casi, ebbene, intorno a queste cose e parlando a partire da queste cose è necessario toiauta kai symperainestai, concludere anche a tali cose. Cioè, che cosa vuol dire Aristotele? Symperaino è proprio il verbo che indica il concludere, il giungere alla conclusione in un ragionamento, in un sillogismo. Ora, in un ragionamento in cui le premesse siano per lo più, anche le conclusioni dovranno essere per lo più. Dove le premesse valgono sempre, anche le conclusioni valgono sempre. Dove le premesse valgono per lo più, anche le conclusioni valgono per lo più. Qui stiamo parlando della filosofia pratica, dunque la filosofia pratica fa delle dimostrazioni, che però sono paculos kai typo e hos epitopoly. Ebbene, l'espressione paculos kai typo non l'avevamo mai incontrata prima, né a proposito della fisica né a proposito della metafisica, ma l'espressione hos epitopoly l'avevamo incontrata precisamente a proposito della fisica. È un altro tratto che accomuna lo statuto dell'etica, cioè della filosofia pratica, a quello della fisica. D'altronde non bisogna mai dimenticare che per Aristotele la forma più alta di fisica è la medicina. Egli dice
non so in quale opera dei Parvanaturalia, che il culmine della fisica, ciò a cui giungono i migliori tra i fisici, è la medicina. E non bisogna dimenticare che per Aristotele la medicina costituisce il modello metodico dell'etica. Ogni volta che lui vuole illustrare qualche problema di etica, prende esempi tratti dalla medicina. Perché? Perché l'etica cura l'anima così come la medicina cura il corpo, c'è una perfetta analogia tra etica e medicina. Ora, è proprio nel nome della medicina che si produce questo incontro, questa convergenza metodologica tra fisica ed etica. Ed è proprio la medicina quella che, secondo me, ancora oggi, tra tutte le scienze, fornisce la dimostrazione migliore di come sia possibile passare da semplici descrizioni a vere e proprie prescrizioni, cosa vietata dalla filosofia analitica in nome della grande divisione tra il conoscere e l'agire. La medicina è fatta di diagnosi e le diagnosi sono descrizioni, sono atti di conoscenza, ed inoltre è fatta di terapie e le terapie sono prescrizioni. Nella medicina è possibile passare tranquillamente, anzi è ovvio il passaggio dalla diagnosi alla terapia. Perché? Perché alla base viene presupposto un fine, cioè la salute. Preservare la salute o recuperare la salute qualora sia stata compromessa. Questo è il presupposto che nell'etica aristotelica consente il passaggio dalla conoscenza all'azione e pertanto permette di parlare di una verità pratica, di una verità dell'etica. La verità pratica è la conoscenza vera dell'ordine, del fine a cui si deve tendere, conoscenza dalla quale si ricava la prescrizione di quali cose si devono fare e quali cose si devono evitare per poter raggiungere quel fine. Ma questo è un discorso che va un po' oltre i testi di Aristotele, a cui invece desidero ritornare. Ton auton de tropon Kai apodekestai creon hecaston ton legomenon. Allo stesso modo, dice Aristotele, è necessario che venga esposta, che venga dimostrata ciascuna delle cose che abbiamo detto, cioè i beni, le cose belle, eccetera. Pepai deumenu gar estin epitosuton tacribes epizetein cathecatos genos ephoson et pragmatos physis epidecetai. È proprio di chi è preparato per paideumenu, cioè di chi ha la paideia, non di chi è, come dicevamo ieri sera, ignorante o incompetente dal punto di vista metodologico. Chi invece è preparato, chi è istruito, sa epitosuton tacribes epizetein, fino a quanto, cioè fino a che punto, in quale misura si deve cercare il rigore, to acribes, cathecaston genos, in ciascun genere, e cioè fino a quanto lo consente la physis tu pragmatos, la natura della cosa, sempre l'oggetto, la materia, ciò che detta il metodo e quindi detta anche il grado di rigore. Paraplesion gar phainetai, mathematicu te pitanologuntos apodeicestai kai rhetorikon apodeixeis apaitein. Sembra infatti la stessa cosa, e si tratta di cosa ugualmente assurda, pretendere dal matematico di esporre in maniera persuasiva pitanologuntos e che il retorico
fornisca dimostrazioni. Cioè è ugualmente, è la stessa cosa, ed è in entrambi i casi assurda, pretendere da un matematico che faccia discorsi persuasivi e da un retore che faccia dimostrazioni matematiche. Perché? Perché il matematico deve fare dimostrazioni e non deve preoccuparsi di persuadere nessuno, ma solo di dimostrare nel modo più rigoroso. E il retore deve invece persuadere e non pretendere di dimostrare in modo rigoroso. Chi scambia questi ruoli non ha la paideia, non è pepaideumenos. Chi invece lo è sa benissimo che cosa si deve chiedere a un matematico, che cosa si deve chiedere a un retore e che cosa si deve chiedere a un filosofo pratico. Ricordate che anche nel passo di Metafisica Alfa Elaton i due livelli estremi entro cui andava a collocarsi la fisica erano la matematica sopra e la retorica sotto. Era proprio della retorica, infatti, portare come testimonianza i poeti e gli esempi. Siamo nella stessa situazione. Altro elemento è anche la menzione della paideia, altro elemento in comune tra questo testo e quello concernente il metodo della fisica. Tutto ciò, secondo me, ci autorizza a concludere che il metodo della filosofia pratica è lo stesso della fisica, cioè qui siamo nel campo del sapere, è un sapere vero e proprio, non un sapere come la matematica, non un sapere di come le cose stanno sempre o necessariamente, ma di come le cose stanno per lo più. Del resto, quella differenza e quella variazione che si riscontrano nei beni esistono, ma non sono tali da impedire il riconoscimento di una qualche regolarità, di una qualche costanza. È vero che ci sono dei beni che in qualche caso fanno anche del male, però nella maggior parte dei casi non fanno male, anzi fanno bene, allora è giusto continuare a considerarli dei beni. Naturalmente nel fare le dimostrazioni bisogna poi ricordarsi delle eccezioni e quindi sapere, rendersi conto che si sta parlando a grandi linee, in maniera sommaria, in maniera approssimativa. Questo tipo, potrei dire, di debolezza, perché si può parlare di debolezza qui, con questo minor grado di rigore rispetto alla matematica, non ha nulla a che vedere con la souplesse che è propria della phronesis. Io qui non ho portato i testi del sesto libro perché il nostro compito non era di esaminare lo statuto della phronesis, ma quello dell'etica, cioè della filosofia pratica. Ma tutti ricorderanno come Aristotele già all'inizio del libro sesto dica che la phronesis è la virtù di quella parte dell'anima che si occupa non di ciò che non può stare diversamente, ma di ciò che può stare anche diversamente, in qualsiasi modo. Quella parte dell'anima che Aristotele chiama logisticon, cioè la parte calcolativa, o anche doxasticon, la parte opinativa, a cui non appartiene nessuna episteme. Le epistemai appartengono alla parte epistemonicon, cioè scientifica dell'anima. Ora, la phronesis è la virtù della parte calcolativa o opinativa, cioè della parte dell'anima che si occupa di quelle che noi potremmo chiamare, con termine moderno ma già medievale, le realtà contingenti. Ebbene, la phronesis ha a che fare col contingente. Da dove nasce la contingenza della phronesis? E nasce da quella che è la radice stessa dell'azione umana, cioè la libertà. Le azioni degli uomini sono imprevedibili, perché ognuno è libero di scegliere quello che vuole, e quindi l'ambito della prassi è l'ambito della contingenza per eccellenza. E la phronesis è la virtù che ha come oggetto la praxis. La filosofia pratica non ha per oggetto la praxis, ha per oggetto il fine della praxis, cioè il bene. E le differenze e le variazioni che esistono a livello di bene ci sono, ma sono molto, molto meno ampie, molto più ristrette rispetto
alle variazioni che si verificano nel campo della prassi. Cioè non si può mentre si può dire che la filosofia, scusate, che la phronesis si occupa del contingente, non si può dire che la fisica o l'etica si occupino del contingente. Per Aristotele l'oggetto proprio dell'etica è il bene, e per Aristotele il bene coincide con il fine, quindi l'oggetto dell'etica è il fine ultimo dell'uomo. Certo, l'etica dovrà accontentarsi di indicare questo fine a grandi linee, paculos kai typo. Per esempio, nel secondo libro Aristotele farà la sua teoria delle virtù e dirà che le virtù si dividono in due categorie, in due specie, le famose virtù etiche e le virtù dianoetiche. Perché si dividono in due categorie? Perché la stessa anima si divide in una parte razionale e in una parte priva di ragione. E la parte razionale a sua volta si divide in una razionalità che viene esercitata come fine a se stessa e in una razionalità che invece ha il compito di guidare la parte non razionale. Ebbene, queste divisioni sono divisioni fatte in maniera non rigorosa. Dal punto di vista scientifico, l'anima, per Aristotele, non ha propriamente parti. Se noi andiamo a leggere il De Anima, noi vediamo che lì non si parla di parti. Il De Anima è un trattato scientifico, si parla di diverse facoltà, quella vegetativa, quella sensitiva, quella intellettiva. Perciò parlare di parti significa esprimersi in modo grossolano. E Aristotele lo dice nella Nicomachea: noi di queste cose già abbiamo trattato nei logoi exotericoi, cioè nei discorsi che fuoriescono dall'ambito strettamente scientifico, nei discorsi più popolari, nei discorsi rivolti a un pubblico più ampio, per esempio nei dialoghi pubblicati, nell'Eudemo, nel Protreptico, laddove non è richiesto un rigore scientifico. Però, per quanto ci serve nell'etica, è inutile stare a fare le disquisizioni e le sottigliezze che stanno nel De Anima. Per stabilire qual è il fine dell'uomo, si può parlare tranquillamente di parti dell'anima, perché poi si scopre che il fine dell'uomo consiste nell'esercizio della funzione che è propria dell'uomo, che è la ragione. E per scoprire questo non c'è bisogno di una psicologia molto raffinata, basta una psicologia sommaria, baculos kai typo. Tutt'altro è il discorso che fa la phronesis. La phronesis non si occupa del fine. Il phronimos non sta a discutere quale sia il fine dell'uomo. Il phronimos lo dà per scontato. Il phronimos deve già presupporlo il fine, deve già sapere qual è il fine. Anzi, deve essere già personalmente orientato al fine. Deve essere una persona di buon carattere. Se uno non ha un buon carattere, non diventerà mai phronimos. La phronesis non si impara sui libri, non si impara ascoltando una lezione, come si impara invece la filosofia pratica o la fisica. In qualche modo bisogna nascere già con un buon carattere, o acquisirlo attraverso una buona educazione, o riceverlo attraverso l'opera educatrice delle leggi. Chi vive in una buona polis, in una buona città, con buone leggi e ben governata, si trova avvantaggiato rispetto alla virtù nei confronti di chi invece non riceve questa formazione, questa azione benefica delle leggi. Questo è il discorso che fa Aristotele. Quindi il phronimos non sta a discutere sui beni. Che cosa fa il phronimos? Il phronimos fa la cosa più importante, cioè, dando per scontato quale sia il fine, quale sia il bene, deve trovare i mezzi più idonei a realizzarlo. Quindi la phronesis verte sui mezzi, non sul fine. Ma intendiamoci, sui mezzi idonei a realizzare un fine buono, non a realizzare un fine qualsiasi. Perché per un fine qualsiasi non si è phronimoi, non si è saggi, si è semplicemente astuti. Colui che scopre i mezzi più adeguati per compiere un omicidio non si può dire che abbia la phronesis, si può dire che è molto astuto, che è molto abile, che ha semmai quella che Aristotele chiama la deinotes, l'abilità,
che non è una virtù in senso morale. E qui è nata tutta una serie di equivoci, a cominciare da Kant. Kant disprezza la phronesis, la prudenza, quella che in tedesco lui chiama la Klugheit, perché la confonde con l'abilità. Crede che la phronesis sia la semplice abilità di trovare i mezzi efficaci, cioè sia la capacità di riuscire, di avere successo, sia l'efficacia. E giustamente dice, ma questa non è una virtù, questa non ha nessun valore dal punto di vista morale, la semplice abilità. Ma non era questo ciò che intendeva Aristotele con phronesis. Il phronimos deve trovare i mezzi adeguati a un fine buono. E infatti qual è il modello di phronimos che Aristotele offre nel sesto della Nicomachea? Pericle, il grande statista, il grande politico ateniese, che rivela simpatie democratiche in Aristotele, perché Pericle era il leader del Partito Democratico. Comunque, a parte questa parentesi, una cosa è certa, che Pericle non era un filosofo nel senso comune del termine, non scriveva di filosofia, non discuteva. Forse qualche piccola discussione col suo amico Anassagora l'avrà anche fatta, ma non era un filosofo di professione. Qual è invece il personaggio che Aristotele indica come modello di filosofo pratico, di filosofo morale? Nelle Etiche questo ricorre spesso ed è Socrate. È vero che neanche Socrate scriveva trattati, però discuteva qual è il fine, qual è, in che cosa consiste la virtù, in che cosa consiste la felicità, qual è il bene. E tutte queste cose sono filosofia pratica. Cioè Socrate non dava per scontato, non presupponeva. Sì, poi era anche lui phronimos, era anche lui saggio, ma la sua prestazione specifica non era la saggezza, era la filosofia pratica. E Aristotele, pur dissentendo da Socrate in una quantità di punti, lo riconosce come il suo vero grande interlocutore nelle opere di etiche. Ora, per misurare la differenza tra filosofia pratica e phronesis, basta pensare alla differenza di qualità tra due personaggi come Socrate da un lato e Pericle dall'altro. Ora, questo aspetto della discussione delle varie opinioni, come veniva realizzata da Socrate, ancora non lo abbiamo incontrato, non è ancora emerso, però emerge negli altri passi che qui ho riportato e che sono tratti sia dall'Etica Nicomachea sia dall'Etica Eudemia. Quelli dell'Eudemia forse non faremo in tempo a leggerli, ma questi della Nicomachea sì. Guardino per esempio il passo 10 bis, Etica Nicomachea, primo 8, 1098 b, 912. Skepteon de peri autes. Dunque qui Aristotele sta parlando della eudaimonia, che è il fine ultimo, la felicità, no? Bisogna indagare a proposito di essa. Humonon ec tu syn perasmatos kai exon ologos, alla kai ec ton legomenon peri autes. Cioè, a proposito della felicità, bisogna indagare non solo partendo dalla conclusione e dalle cose da cui discende il logos, cioè dalle premesse. Cioè, qui non si tratta solo di fare delle dimostrazioni. Voi capite, i termini conclusione e premesse alludono ai sillogismi, alludono alle dimostrazioni. Certo, anche questi ci sono, perché qui Aristotele non esclude questo, dice non solo, humonon. Quindi non si tratta solo di fare delle dimostrazioni, ma bisogna anche partire ecton legomenon peri autes, dalle cose che sono state dette a proposito di essa. Quali sono le cose che sono state dette? Le opinioni degli uomini, le diverse teorie che già sono state formulate, le concezioni più diffuse. E infatti nel primo libro della Nicomachea Aristotele si mette a discutere la famosa teoria dei tre bioi,
cioè i tre tipi di vita. Vi ricordate, c'è il bios apolaustikos, la vita dedita ai piaceri, di cui era emblema Sardanapalo. Poi c'è il bios politikos, la vita politica, la partecipazione all'esercizio del potere. E poi c'è il bios theoretikos, la vita dedita alla ricerca, allo studio, alla teoria. Qual è di questi bioi quella che contiene la felicità? Beh, vediamo. E allora Aristotele comincia a discutere i pregi e i difetti di ciascuno di questi bioi. Ecco in che cosa vuol dire partire ecton legomenon. Ecco gli endoxa, cioè le opinioni più diffuse, più autorevoli, più importanti, tra cui c'è anche quella giusta, perché è sbagliato dire che il piacere dà la felicità, afferma Aristotele. Non perché il piacere non sia importante, il piacere ci deve essere, ma non è lui la felicità, è qualcosa di connesso con la felicità, mentre la felicità va trovata soprattutto nella vita politica e più ancora nella vita teoretica. Quindi partire dalle opinioni degli uomini, che vuol dire mettersi a discutere. E poi fate bene attenzione che viene un passo di quelli che Vico chiamerebbe un luogo d'oro, anche se il testo purtroppo non è sicuro, è tormentato, la traduzione letterale è molto difficile, ma secondo me il senso si coglie perfettamente. To mengar aletei panta synadei ta hyparchonta, to de pseudei ta cu diaphonei talethes. Nel vero o col vero, panta ta hyparchonta, tutto ciò che esiste, synadei è letteralmente cantare insieme, cioè andare d'accordo. Quindi quando tutti sono nel vero vanno d'accordo, mentre col falso, tode pseudei, ta qui diafonei, subito c'è la diafonia, il disaccordo. Che cosa vuol dire questo passo? Che quando molte persone diverse dicono tutte la verità, non c'è pericolo che si produca contrasto fra di loro. Quando invece c'è contrasto, vuol dire che qualcuna non dice la verità. Questa è una logica che viene seguita sempre nei processi, no? Quando si deve ricostruire, non so, come è accaduto un delitto, beh, le diverse testimonianze, finché sono concordanti l'una con l'altra, sono credibili. Quando cominciano a essere in discordia l'una con l'altra, e lì è il segno che c'è qualche cosa che non torna, qualche cosa che non funziona, qualche cosa di falso. Dunque la concordia, potremmo dire, è segno del vero, la discordia è segno del falso. Ecco allora l'importanza di discutere le diverse opinioni per vedere dove vanno d'accordo e dove sono in disaccordo. Ecco, scusatemi se mi spingo ancora più in là, il diaporesa eisan fotera. Se noi dalle diverse opinioni deduciamo conclusioni che si accordano con le premesse, questo è un segno che la posizione esaminata può essere vera. Se invece deduciamo conclusioni che diafonei suonano male, discordi, allora questo è segno sicuro che quella posizione è falsa, è sbagliata. Altri indizi di questo ricorso alle opinioni li troviamo nel testo numero 11, famosissimo. Qui siamo all'inizio del libro H, cioè, scusate, del libro Eta. H è il segno dell'alfabeto latino. Il libro Eta, capitolo 1, 1145b. Leggo dal segno che ho fatto io. Dei dospere pitonallon tithentas tafainomena cae proton diaporesantas uto deicnunae malista men panta ta endoxa peritauta ta pace eide me ta pleista cae curiotata.
Dunque qui nel settimo libro Aristotele sta parlando delle varie passioni e la prima che prende in esame è l'incontinenza, la acrasia. E dice che anche a proposito di queste cose, come delle altre di cui abbiamo parlato, ospere pitonallon, tizentas ta fainomena dopo avere posto ta fainomena, che cosa sono qui ta fainomena? Ebbè, qui sono proprio le opinioni professate dagli uomini intorno alle diverse passioni e nella fattispecie intorno all'incontinenza. Qui certamente, e qui è, questo è il passo su cui Owen ha costruito tutto il suo articolo Tizena ita fainomena. L'espressione Tizena ita fainomena è presa da qui, Tizenta sta fainomena, no? Quindi prima cosa che si deve fare è accertare che cosa è stato detto, ciò che fa in etai, ciò che sembra agli uomini, a quelli che ci hanno pensato. Prima cosa. Poi, diaporesantas, proton diaporesantas. Eccoci ancora con questo bellissimo verbo che abbiamo trovato nei topici e che abbiamo trovato nella fisica e che abbiamo trovato nella metafisica. Lo troviamo anche qui a indicare il metodo dell'etica. È sempre la stessa operazione, il diaporein, lo sviluppare le aporie. Ora, dopo avere accertato quali sono i fenomeni e dopo avere anzitutto sviluppato le aporie, uto in questo modo dei cnunai dimostrare. Ecco come si passa dal diaporesai al dimostrare. In questo modo, uto, dimostrare dei cnunai, cioè è lo sviluppo stesso delle aporie che costituisce una dimostrazione. Uto dei cnunai, malista men pantata endoxa peritauta tapace. Dimostrare soprattutto tutti gli endoxa concernenti queste passioni. Che cosa sono qui gli endoxa concernenti, ad esempio, l'incontinenza? Quasi tutte le persone di buon senso, tutte le persone oneste ritengono che l'incontinenza sia un vizio, no? Questi sono, in questo caso, l'endoxon costituisce quelli che noi chiamiamo comunemente i buoni principi. Quando diciamo una persona di buoni principi, una persona onesta, una persona per bene, no? Tutte le persone per bene pensano che l'incontinenza sia un vizio, sia qualcosa da evitare. Allora bisogna intanto accertare che cosa la gente pensa, poi discutere le diaporesai, discutere le aporie, e in questo modo cercare di dimostrare, se possibile, panta ta endoxa perituton, cioè tutte le opinioni più autorevoli, più accreditate, più degne di fede intorno a queste passioni. Eide me, o se no, se non è possibile dimostrarle tutte, ta pleista kai curiotata, almeno la maggior parte e quelle più importanti. E angar luetai te ta duschere, kai kataleipetai ta endoxa, de deigmenon an eie ikanos. Qualora infatti si sciolgano di nuovo luetai, come nella metafisica e nella fisica, ta duschere, le difficoltà, e si facciano rimanere, si preservino gli endoxa, si salvino, si difendano gli endoxa, si sarà dimostrato a sufficienza, ikanos. Quindi il discutere le opinioni, il diaporesai, cercando di salvare gli endoxa, se non proprio tutti, almeno la maggior parte o i più importanti, perché in etica, guardate, Aristotele non è mai amante del paradosso, ma meno che mai in etica. Guai in etica assumere posizioni paradossali. Perché? Perché l'etica, come dice la parola, si fonda sull'ethos, cioè sui costumi
sulle tradizioni, l'ethos, per esempio, della polis, ciò che viene espresso dalle leggi, dai nomoi. Quindi in etica non è il caso di andare controcorrente, non è il caso di fare i non conformisti. In etica si deve obbedire alle leggi, si deve seguire le tradizioni, uniformarsi ai costumi. Questo è l'ethos. Se non c'è l'ethos, le teorie non servono, le discussioni non servono, la moralità non si realizza. Questo è il punto di vista dei greci, che naturalmente piacerà moltissimo a Hegel, perché questo è il trionfo della eticità, della Sittlichkeit, nei confronti della moralità astratta. Mentre è chiaro che una posizione del genere non può assolutamente piacere a Kant, che al contrario è per la moralità del dovere, indipendentemente dalle tradizioni, dai costumi, dalle leggi esteriori, eccetera, eccetera. Noi non ci occupiamo di tutti questi aspetti che riguardano i contenuti dell'etica, ci occupiamo solo dello statuto epistemologico, che è ancora una volta quello proprio della dialettica. Ma uno può dire, vabbè, ma in questo modo non si arriva mai a delle dimostrazioni incontrovertibili, a delle verità certe, a delle verità assolute. Io vi cito dei passi dell'etica eudemea, soltanto uno, dal quale invece risulta che questo è possibile, e cioè il numero 12, il passo numero 12. Siamo nel primo libro dell'etica eudemia. Se si parla in latino bisogna dire eudemia, se si parla in italiano bisognerebbe dire eudemia o eudemea, come si dice Nicomachea, si dovrebbe dire eudemea. Dunque, pasas men un tas doxas episcopein, osas ecusi tines peri autes periergon. Cioè, adesso, perché poi è anche pieno di buon senso, adesso, mettersi a discutere proprio tutte le opinioni, pasas, tas doxas, quante ne hanno alcuni intorno ad essa, si parla ancora della felicità, è superfluo. Cioè, insomma, non è necessario proprio discutere tutte le opinioni. Polla gar fainetai, cai tos paidarioi, cai tois camnusi, cai parafronusi, perion an useis nun echon diaporeseien. Cioè, se noi le consideriamo tutte, fra queste ce ne sono tante, le quali appaiono anche paidarioi, ai bambini, cai tois camnusi, agli ammalati, cai parafronusi, cioè a quelli che sragionano, perion, intorno alle quali nessuna persona, nun uteis, nun echon, che abbia un po' di intelligenza, nessuna persona che abbia un po' di nus, diaporeseien, si metterebbe a discutere. Cioè, è inutile adesso fare il diaporesai su tutte le opinioni, anche sulle opinioni dei bambini, degli ammalati, dei matti. Deon taigar u logon alloi men elikias en emetaballusin oide colaseos iatriches e politiches. Infatti hanno bisogno i bambini, gli ammalati, i matti, non di logoi, non di discorsi, non di ragionamenti, ma gli uni hanno bisogno dell'età, cioè che passi il tempo e quando crescerà l'età capiranno, nella quale si correggano en emetaballusin. Oide altri hanno bisogno di una colaseos iatriches, di una correzione medica, gli ammalati. È politiches, oppure politica, cioè l'intervento delle leggi che li faccia, che li metta a posto. Colasis gar e farmacheia ton plegon ucelaton estin. Infatti la cura, la farmacheia è proprio il farmaco, la cura ton plegon delle percosse
non è la minore tra le correzioni. Cioè ammette varie forme, varie maniere per far cambiare idea a una persona, non solo la dialettica. Omoios de tautais, ude tas tompollon, e allo stesso modo di queste non è necessario discutere le opinioni dei molti, tompollon. Qui oipoloi è usato in senso spregiativo, cioè la massa, non è il senso comune che si trova espresso dalle tradizioni, dai miti, dal linguaggio. Qui è proprio il modo di pensare di chi non capisce niente, no? E che garlegosi, non vi sto a leggere tutto, arrivo alla fine, che è quella che più mi interessa, dove Aristotele dice che bisogna tautas un, solo le opinioni, insomma, delle persone sagge, tautas, alla riga 5, tautas un kalos ekei tas doxas exetazein. Ecco ancora exetazein, indagare, inquisire. La dialettica, ricordate, era exetastiche nel primo libro dei Topici. Ed ecco il passo che mi interessa. Oigar ton amphisbetunton elenkoi ton enantiumenon autois logon apodeixeis eisin. Cioè, gli elenkoi, le confutazioni ton amphisbetunton degli avversari sono dimostrazioni eisin apodeixeis dei discorsi enantiumenon autois, contrari a quelli. Cioè la confutazione di una posizione, di una opinione, è la dimostrazione dell'opinione opposta. È esattamente, se ricordate, la stessa cosa che aveva detto nel passo del Decelo. Se avete sotto gli occhi le fotocopie lo ritroviamo, era il passo numero 6, dove aveva detto Aigar ton enantion apodeixeis aporia iperi ton enantion eisi. Là parlava di apodeixeis e di aporia, e qui parla di elenkoi e apodeixeis, ma il concetto è lo stesso. Quando cioè siamo in presenza di due opinioni opposte, veramente opposte, cioè non soltanto contrarie, ma contraddittorie l'una rispetto all'altra, la confutazione dell'una equivale alla dimostrazione dell'altra. Ed è compito della filosofia pratica confutare, inquisire, indagare, sottoporre ad esame, sottoporre a prova. Insomma, conclusione, il metodo della filosofia pratica è ancora una volta la dialettica, sempre nel suo uso scientifico, e direi sempre nella prima parte, nel primo aspetto del suo uso scientifico, quello che avevamo chiamato la lettera 3A, cioè il diaporesai eisan fotera, perché in questo modo si giunge a scorgere, a scoprire il vero e il falso. Adesso naturalmente io, per avvalorare questa tesi, dovrei produrre una quantità di esempi, cioè dovrei far vedere come tutte le principali dottrine esposte da Aristotele nell'etica e nella politica sono raggiunte attraverso procedure di questo tipo. Naturalmente sarebbe un lavoro immane, da cui vi prego di dispensarmi, ma quello che abbiamo visto, mi pare che i testi siano espliciti, parlino molto chiaro, quello che abbiamo visto indica già con chiarezza uno statuto diverso dalla matematica, diverso dalla retorica, simile a quello della fisica e della metafisica, e comunque riconducibile alla dialettica. Ecco, io credo che se questo venisse tenuto presente da parte degli odierni riabilitatori della filosofia pratica, questo sarebbe un elemento di chiarezza nel dibattito filosofico contemporaneo. Cioè credo che, anziché insistere nella contrapposizione sterile tra pensiero forte, fortissimo, e pensiero debole, debolissimo, sarebbe utile prendere in considerazione una forma di razionalità quale è questa, costituita dalla dialettica nel senso antico, nel senso classico del termine,
che è abbastanza souple, abbastanza elastica per adeguarsi anche a situazioni diverse e fluttuanti, ma tuttavia non rinuncia ad argomentare e in qualche caso non rinuncia nemmeno a dimostrare nel senso forte.